ragazzi li ho trovati abbastanza bene. Già alla prima seduta hanno dato quello che credevo potessero dare. E abbiamo fatto già un lavoro di resistenza, un richiamo organico. In questi giorni riprenderemo quello che è il nostro lavoro sulla forza con carichi bassi, per poi dopo i primi tre giorni di doppie sedute, dopo la sosta, dopo il giorno di sosta che daremo, inizieremo con qualche lavoro più specifico per cominciare a lavorare in proiezione della partita col Siena. Ma l'auspicio è quello di continuare quello che abbiamo lasciato nel 2013, sempre con la speranza di migliorarci, di fare sempre le cose ancora meglio. È stato un 2013 come anno solare stupendo, perché sia l'anno scorso abbiamo fatto un girone di ritorno bellissimo, abbiamo fatto altrettanto bene nel girone di andata, però ecco, quello che di buono si è fatto dobbiamo dimenticarlo subito, perché in B il girone di ritorno diventa tutt'altro campionato, quindi abbiamo intenzione di ripartire sicuramente meglio di come abbiamo fatto l'andata, perché veniamo da una brutta sconfitta 5-2 a Siena, quindi ce lo ricordiamo, abbiamo voglia di riscattarci immediatamente. Abbiamo iniziato a lavorare, lo stiamo facendo nel miglior modo possibile e ci prepariamo al meglio per Siena. Per me questo è un anno indimenticabile. L'anno scorso ho fatto un ottimo campionato, quest'anno tutto sommato sto facendo bene. 2013 mi sono sposato, mia moglie è in attesa, quindi per me sicuramente è l'anno più bello della mia vita. 2014 dobbiamo ripartire con quel pizzico di entusiasmo che nelle ultime 4-5 partite ci è venuto a mancare, perché siamo una squadra giovane, un gruppo eccezionale, e questo gruppo fa molto bene quando l'entusiasmo è quello ottimale, perché nello spogliatoio ci divertiamo tanto, si viene a fare allenamento con molto entusiasmo, e questo entusiasmo dobbiamo riportarlo poi il sabato o la domenica. Ecco, non dobbiamo fare l'errore di fissarci degli obiettivi che al momento non ci riguardano, quindi dobbiamo solo giocare partita dopo partita e divertirci e far divertire la gente come abbiamo fatto l'andata.